Due settimane fa ho fatto il video su come togliere l'amaro alle olive, perché le olive appena le raccogli sono amare, molto amare, non sono mangiabili, quindi devono essere trattate. C'è chi lo fa con la soda caustica, c'è chi lo fa con la calce per fare in fretta. Io ho preferito farli solo con l'acqua, ci ho messo due settimane, però piano piano l'amaro è andato via. A fine video vi metto il collegamento per vedere il video su come ho fatto. Questo è il risultato che ho ottenuto. Le olive sono bellissime, profumatissime, belle sode, hanno cambiato colore, sono diventate un po' scuro, però sono fatte in maniera naturale. Adesso le mettiamo in salamoia. Per due settimane gli ho cambiato l'acqua tutti i giorni, due volte al giorno, con un po' di pazienza. Da verde chiare sono diventate verdoni, scure, quasi marrone. All'interno sono rimaste belle chiare, una polpa soda spettacolare, profumatissima. Adesso le dobbiamo mettere nei vasi con qualche aroma. Stamattina di buon'ora ho preparato la salamoia, ovvero 3 litri di acqua, che basterà per fare questa operazione, con 300 g di sale, al 10% il sale, cioè un litro di acqua, 100 g di sale. Teoricamente sarebbe l'8%, però un pizzichino in più gli fa solo bene. Ho preparato 4 bei vasi grandi. Non c'è bisogno di sterilizzare i vasi, la sterilizzazione è un tipo di conservazione che prevede la sterilizzazione dei vasi, dei coperchi, dell'acqua bollita, però anche delle olive, non serve a niente, qui il conservante è il sale, poi se volete farlo male non gli fa, però è una cosa assolutamente inutile, l'importante è che i vasi siano ben puliti. 4 vasi belli grandi, in ogni vaso metto 2 foglioni di alloro, un rametto di timo fresco, dei semi di finocchio, naturalmente a piacere, metteteci dentro quello che vi piace, potete metterci anche, non so, dei grani, dei pepe per esempio, del rosmarino, quello che vi piace. Ci metto del peperoncino secco, se usate quello fresco mi raccomando di tagliarlo a pezzettini. Ci metto uno specchietto di aglio, sempre a piacere. E poi ci metto le olive dentro. Le olive le vedete un po' più scure rispetto a quando le preparate, che erano molto verdi chiare, perché non usando conservanti, non usando antiossidanti, non usando la soda, diventano questo colore qua, però sono sode, sono perfette. Così, ecco, devo fare un vasetto in più, aspetta, un occhietto. E poi copro con la soluzione di acqua e sale, che deve essere fredda, quindi se la fate bollire poi dopo la fate raffreddare. Ripeto, non c'è bisogno di usare i vasi sterilizzati. Gabriele, perché non fai le spaccatelle, cioè le olive quelle spaccate, denocciolate con il sasso? E perché sono un po' pericolose da fare? Perché le spaccatelle, sì, le spacchi, ma contengono sempre un po' di acqua, non sono ancora trattate con il sale, e quindi messe via così, con l'olio e basta, e l'olio non è mica un conservante, ci mettono un attimo a fermentare, a farvi scoppiare il vaso, andare a male o farvi venire male di pancia, quindi quello è un lavoro da fare magari dopo che hanno fatto un paio di mesi di salamoia. Una cosa importante, l'acqua deve arrivare fino quasi in cima, le olive ci deve essere un po' di spazio perché dopo vanno schiacciate sotto, perché devono restare sott'acqua, altrimenti si rovinano. Per tenere giù le olive si usano quei cosini qua di plastica, li vendono dappertutto, io l'ho preso su Amazon, ma prendeteli un po' dove volete. Io li prendo piccoli perché vanno bene sia per i vasi piccoli che per i vasi grandi, nei vasi grandi ne metto 2. Se non volete usare questi, una volta mica c'erano sti cosi qua, una volta si usavano i rami di alloro tolti dalle foglie, si arrotolavano, si faceva una specie di nido e si metteva sopra e stava giù con il coperchio. Fate un po' come volete, anche alla vecchia maniera. Quindi nei vasi, ma volendo ne basterebbe anche uno, però dopo si muove, quindi per sicurezza ne metto dentro 2. Altrimenti nei vasi piccoli ne mettete uno solo, terrà giù le olive sotto l'acqua. Chiuderli bene, mi raccomando, stringete bene. Le olive si mettono via fine ottobre, primi di novembre. Devono stare in salamoia 2 mesi prima di essere mangiate, oppure anche prima di essere spaccate, conservate, trasformate, lavorate e mangiucchiate. Quindi 2 mesi per Natale sono pronte. Si conservano per 1 anno in un posto fresco. Non c'è niente da assaggiare. Cos'è che assaggio io oggi? Spicchio dell'acio. Disastro. Ho fatto il video su...
300 3 litri di acqua. Hanno un profumo che è pazzesco. Sembra di essere un oleificio. Andiamo? Stai registrando. Ma come faccio a iniziare così a bruciapelo? Neanche due paroline dolci.